Eccoci, ben ritrovati in diretta sulle Fonti TV per questo Pocket News. Come potete leggere dal titolo, dalla nostra strap, parleremo di sport e business, in particolare di calcio, di Premier League, perché ci sono delle notizie e dei dati molto interessanti che riguardano il campionato inglese. Potremmo dire che le squadre inglesi sono on fire in questo momento, e non solo per l'Amplein che hanno fatto in questa tornata di Champions League. Ne parleremo con Alessandro Mastroluca, che io ringrazio infinitamente per la disponibilità, perché in realtà non è in sede, ma si trova a Torino, che è il centro un po' dello sport italiano in questo momento, soprattutto del tennis, prima con le ATP Finals e adesso con la Coppa Davis, perché insomma l'Italia dovrà disputare un match importante del girone contro gli Stati Uniti e contro la Colombia per proseguire poi alla corsa verso l'insalatiera. E quindi davvero grazie Alessandro per essere qui con noi nonostante tutti i tuoi impegni. Grazie a voi, è sempre un piacere tornare. Eccoci. Bene Alessandro, allora abbiamo detto del tennis, delle ATP Finals, della Coppa Davis, però in questo approfondimento dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sul calcio e in particolar modo sulla Premier League, perché come ho detto è il campionato che dal punto di vista del business, dell'economia, attira maggiormente l'attenzione in questo periodo storico. Io vorrei innanzitutto concentrarci su una squadra in particolare, il West Ham, che è una vera e propria rivelazione, attualmente al quarto posto in Premier, trascinata insomma anche dall'allenatore, dallo scozzese David Moyes, che sta ben facendo in queste ultime due stagioni. Perché parliamo di West Ham? Perché c'è una notizia che lega il West Ham alla Juventus, ovvero l'ingresso di nuovi investitori della Repubblica Ceca, un ingresso che ha determinato anche una valutazione del club. Questa valutazione è di 860 milioni, solamente 100 milioni in meno del club bianconero, e da qui emergono due riflessioni. Naturalmente voglio subito sentire il tuo parere. La prima è: dobbiamo abituarci a considerare il West Ham come un nuovo top club della Premier League? E poi, è stato eccessivamente valutato il West Ham, oppure stiamo assistendo a un deprezzamento della Juventus? Abbiamo visto anche nelle ultime giornate le performance in borsa negative proprio dopo l'aumento di capitale, nonostante la Juventus negli ultimi anni, dal 2015 fino adesso, abbia raggiunto due finali di Champions League. Diciamo che la Premier League è un campionato che porta anche squadre di medio livello ad essere particolarmente interessanti per investitori stranieri. West Ham c'era già passato anni fa con European, con investitori islandesi, però abbiamo visto tante proprietà di squadre non necessariamente mainstream nel calcio inglese acquisite in quote totali o parziali da investitori stranieri. Questo perché la Premier League ha un sistema, ha un meccanismo di distribuzione delle risorse a partire dai diritti televisivi che da anni riesce a rendere il prodotto sempre più attraente e a garantire il ritorno immediato sugli investimenti. Per cui ci sono possibilità per un investitore che decide di mettere dei soldi anche sul West Ham, come Kshetinsky. In questo caso, se il West Ham dovesse andare bene, il ritorno dell'investimento sarà immediato e alto. Dunque, una grande possibilità, perché è il campionato più ricco, più visto del mondo, con un enorme appeal non solo in Europa e non solo in Gran Bretagna. Questo perché c'è qualità di giocatori, c'è equilibrio competitivo e dunque c'è uno spettacolo che al mondo piace guardare. E allora dove suonano le band, tutti vogliono essere. Certo, giustamente hai fatto un'osservazione particolarmente significativa sulla portata proprio mondiale del prodotto Premier League, perché c'è stata anche un'offerta dei media americani disposti a mettere sul piatto 6 miliardi per le prossime stagioni, una cifra che supera di 10 volte l'offerta invece per i diritti del campionato italiano, tanto per far capire ai nostri telespettatori il gap insomma tra le due leghe. A proposito di investimenti stranieri,
Cagliari. Sicuramente un'altra squadra che in questo senso deve attirare il nostro interesse è il Newcastle, che è stata rilevata dal fondo saudita PIF, e abbiamo visto delle scene veramente esilaranti anche in questo senso, dei tifosi del Newcastle che si sono riversati a St. James's Park, vestiti tra l'altro anche con abbigliamento arabo, e sono stati bacchettati per questo dai media e dalla proprietà, perché attenzione, insomma, a urtare anche la sensibilità dei nuovi investitori. Ma a proposito di Newcastle, abbiamo visto poi i tifosi non solo con gli abiti, ma anche con dei cartelli dove c'era scritto "comprateci Messi, comprateci Mbappé". E quindi ti chiedo innanzitutto, secondo te il Newcastle può diventare un nuovo caso PSG, un nuovo caso City? E poi come vedi l'ingresso prepotente delle proprietà straniere in Premier? Ma può diventare un caso City e PSG? Sì, non solo per la potenza economica che il fondo PIF è in grado di esprimere, no, così sembra, ma anche per quelle che possono essere le conseguenze di economia e politica sportiva in senso più ampio, perché dietro il fondo PIF c'è il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, figura particolarmente controversa, tanto che la Premier League aveva inizialmente bloccato il tentativo di acquisto del fondo, perché Bin Salman è sostanzialmente considerato il mandante dell'omicidio, sì, del giornalista Khashoggi, per esempio, quindi non è esattamente una figura lineare, più, diciamo, limpida. Così. Esatto. Abbiamo un altro stato sovrano sostanzialmente, il fondo PIF è un fondo di uno stato sovrano, esattamente come succede al PSG. Da questo punto di vista l'affinità c'è. Abbiamo degli stati che oggi governano le squadre di calcio, lo fanno perché, per quello che si chiama sport washing, cioè migliorare l'immagine internazionale, la reputazione internazionale della propria nazione, che spesso evidentemente non ce l'ha tanto buona di suo, attraverso gli investimenti alti e ampi nello sport. È uno dei motivi per cui il PSG compra Messi nell'anno in cui il Qatar, che è proprietario del Paris Saint-Germain, ospiterà i campionati del mondo. C'è una volontà di usare lo sport in chiave politica, e l'abbiamo visto con l'Arabia anche in senso più ampio. Adesso è una delle nazioni che potrebbe diventare il riferimento del Medio Oriente da questo punto di vista, con il Gran Premio di Formula 1, con l'ingresso sempre più prepotente nel mondo del calcio. Si discute anche tanto in Italia degli accordi per giocare la Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Quindi l'Arabia sta diventando la nuova potenza economica e probabilmente anche di influenza sportiva dell'area del Medio Oriente, avviando anche magari una competizione interna con quello che può essere al momento, ad oggi, la forza dominante, che è il Qatar. Dunque potremmo attenderci sviluppi interessanti da questo punto di vista, e non necessariamente, diciamo così, lineari o positivi dal punto di vista della politica sportiva, perché qui abbiamo di fronte due forze che non sempre hanno gli stessi interessi, cioè l'ambito sportivo e anche le organizzazioni sovranazionali, penso alla FIFA o alla UEFA, e gli interessi di queste squadre, che però sono rappresentate di fatto da stati e di proprietà di fondi che hanno dietro un governo di uno stato sovrano. Ecco, Alessandro, hai citato tre parole chiave: mondiali, Qatar, FIFA, perché lo ricordiamo, siamo a un anno dall'inaugurazione della manifestazione, qui l'Italia purtroppo non è ancora sicura di partecipare, vedremo come andrà a finire con i playoff di marzo, ma al di là delle questioni calcistiche ci sono appunto delle questioni sociali ed economiche che dobbiamo affrontare proprio relativamente ai mondiali del Qatar. Quello che ti chiedo, ecco, sono di commentare le posizioni che sono diametralmente opposte. Da una parte la FIFA, da una parte Infantino, che dice: grazie ai mondiali in Qatar sono stati fatti dei passi grossi in avanti per quanto riguarda i diritti sociali, i diritti dei lavoratori. E invece ci sono altre voci, soprattutto quelle dei media, che dicono: attenzione, in realtà la situazione non è affatto migliorata, e si parla addirittura di boicottaggio, un termine che addirittura non sentivamo per quanto riguarda le grandi manifestazioni internazionali dai tempi della guerra fredda. Parlo delle Olimpiadi di Los Angeles e di Russia, di Mosca. Quindi, insomma, ecco, a quale verità dobbiamo credere? C'è stato un miglioramento grazie ai mondiali in paesi come il Qatar, oppure no, è solo propaganda questa politica? A giudicare dai dati che sono emersi, da rapporti che hanno elencato le vittime tra i lavoratori
che hanno costruito gli stadi nei quali si giocheranno i campionati del mondo e i trattamenti anche dal punto di vista economico, se, senso più lato, di queste figure che delineano sostanzialmente un evidente sfruttamento e un mancato rispetto delle condizioni basilari di sicurezza, mi viene da pensare più alla seconda che alla prima ipotesi sostanzialmente. Magari qualche passo in avanti ci sarà anche stato, perché evidentemente il Qatar ha tutto l'interesse a dare comunque un'immagine positiva all'esterno e dunque qualcosa per andare in una direzione vantaggiosa dal punto di vista dell'obiettivo di propaganda attraverso lo sport che il Qatar ha, indubbiamente se lo fa, ma siamo ben lontani dal poter essere soddisfatti, almeno ripeto, da quello che sono i rapporti delle organizzazioni che hanno potuto studiare il fenomeno e hanno raccontato di vittime, di morti, di sfruttamento, di trattamenti molto lontani dall'essere considerati decenti o accettabili. È evidente però che dal punto di vista della FIFA, la FIFA ha scommesso tanto su questo mondiale, sì. Sappiamo come è stato, a come ci si è arrivati, sì. Sono processi per corruzione, sostanzialmente per aver ottenuto attraverso forme non proprio corrette, diciamo, l'influenza di certe nazioni, di certi continenti per votare per il Qatar. Insomma, c'è Platini e Blatter sono stati processati e sono ancora sotto processo sostanzialmente per vicende legate a sospetti di corruzione proprio nell'assegnazione dei mondiali e dei diritti televisivi correlati ai mondiali in Qatar. C'è una scelta chiara, che è quella di allargare il fronte del consenso verso la FIFA anche in questi paesi, anche in queste aree, ed è una scelta che da parte di molti diventa difficile da accettare. Tra i primi a protestare sono stati i calciatori della nazionale norvegese, che sono stati tra i primi a lanciare l'idea sostanzialmente di boicottare il mondiale in Qatar. Certo, servirebbero per arrivare a quel boicottaggio posizioni più forti e da parte di nazionali con più influenza, che se si cominciasse a muovere l'Argentina, il Brasile, l'Italia, la Germania, l'Inghilterra, allora magari potremmo avere qualche, allora diciamo la minaccia potrebbe diventare un po' più concreta e probabilmente più credibile. Certo, non mi sembra però che questa sia l'intenzione. Naturalmente qui ci sono anche degli interessi sportivi, soprattutto insomma penso all'Argentina dopo la prima affermazione internazionale con la maglia dell'Albiceleste di Leo Messi in Coppa America. C'è la voglia chiaramente anche di un'affermazione a livello mondiale per continuare a seguire le orme di Diego Armando Maradona, di cui tra l'altro si celebra oggi anche un anno insomma dalla morte. E poi l'Italia, che invece proprio in virtù insomma del titolo europeo vinto a questo mondiale, vorrebbe assolutamente partecipare per confrontarsi non solo con le competitors europee ma anche appunto con i colossi sudamericani. Vedremo se questo sarà possibile o meno. Alessandro, davvero un'ultima suggestione tornando alla Premier League, perché sono rimasta particolarmente impressionata dai dati che riguardano il botteghino. Nelle prime giornate di Premier sono stati incassati 870 miliardi dal ticketing, cifre che naturalmente sono state rese possibili anche dal ritorno in massa dei tifosi negli stadi. Sappiamo insomma che in Premier la capienza poi è del 100%. Ti chiedo in maniera un pochino provocatoria, la Premier League, visto la sua importanza dal punto di vista sportivo, dal punto di vista economico, è la principale causa che ha determinato il fallimento del progetto Superlega, secondo te? Probabilmente sì, perché nel momento in cui si sono sfilate le grandi squadre inglesi è evidente che il progetto Superlega ha perso una parte consistente del suo appeal, perché il progetto Superlega è intanto un progetto sostanzialmente televisivo, quindi serve a generare il primo obiettivo di un progetto simile, generare risorse più alte rispetto a quelle attuali, è una concentrazione di queste risorse più alta e più ampia verso le grandi squadre determinate, legate alla cessione dei diritti televisivi della manifestazione. È evidente che una volta che togli sei squadre che sono tra
le più televiste nel mondo, perché la Premier League ha enormi anche gruppi di tifosi, è vissuta con grande intensità in tutta l'Africa, in tante zone dell'Asia, vengono proprio vissuti i match come fossero partite fra le squadre locali, quindi anche con tifoserie molto accese. È evidente che il potenziale appeal di una manifestazione, che sarebbe a quel punto monca, perché sarebbe senza le grandi potenze del calcio europeo, toglie un po' le stesse fondamenta di quello che è il progetto Superlega, cioè mettere insieme il meglio dell'Europa e fare in modo che le più grandi squadre d'Europa e le più ricche di conseguenza possano giocare più spesso insieme. Ecco, togliere le squadre inglesi riduce di molto il valore della manifestazione. Alessandro, io naturalmente ti ringrazio moltissimo, ti lascio al tuo tennis, alla Coppa Davis, in bocca al lupo naturalmente per l'Italia che, se non mi sbaglio, domani avrà la giornata più importante da affrontare. Esatto, domani c'è Italia-Stati Uniti che vale un discreto pezzo di qualificazione ai quarti di finale, forse più qualcosa di più. Perfetto, grazie Alessandro e ci risentiamo qui presto come sempre sulle Fonti TV, grazie ancora. Grazie a voi, sempre un piacere. Bene, ringraziamo Alessandro Mastroluca per questo intervento, per questo nostro focus dedicato a sport e business, però gli approfondimenti che riguardano il mondo dello sport e quello dell'economia non terminano qui, perché noi proseguiamo infatti con un altro approfondimento dedicato al mondo del padel, uno sport che sta invadendo praticamente la penisola, ormai tutti giocano, sicuramente conoscete un familiare, un amico, un collega di lavoro che pratica questa disciplina, una disciplina che sta sconvolgendo appunto gli interessi degli italiani anche dal punto di vista dell'imprenditoria, perché avremo l'occasione di parlare con Claudio Galuppini, che è il fondatore di Italian Padel, l'azienda, prima azienda italiana nella creazione, nella vendita dei campi di padel, ha realizzato strutture importanti come quella di City Life.